Ciao a tutti! Ecco finalmente la mia tanto sospirata Mint. È arrivata oggi, ora la apriamo insieme, vi faccio vedere quello che contiene la scatola, poi ci faccio qualche prova e poi farò il video. Ora apriamo, la stavo aprendo, poi dopo ho pensato facciamo un video. Qua. Ta-da! Bene, ora apriamo la scatola. Bene, ora vediamo il contenuto, come ho detto. Allora, abbiamo la nostra solita card per scaricarci 25 euro di disegni. Dobbiamo farlo entro un mese e qui bisogna cancellare la banda grigia. Poi abbiamo le istruzioni, il librettino delle istruzioni e il CD dove c'è Mint Studio. Questo è un altro software, non è come quello della Silhouette Cameo e questo è a parte. Mentre con la Curio si usava lo stesso software. Poi abbiamo i nostri negativi di cui verranno poi il timbro con il supporto. Poi dentro troviamo dove mettere per il coperchio per chiudere i nostri negativi, i nostri timbri. Abbiamo quattro colori. In più abbiamo le nostre prese, questa è per la luce e quella che va al PC e alla Mint. E qua abbiamo la nostra Mint. Vedete? È molto piccola. E questa è la macchina. Qui abbiamo questo dove andrà la luce e questo per il PC. Qui abbiamo l'interruttore che lampeggia e questo è dove metteremo il negativo e qua uscirà. Vedete? E questo è quanto c'è nella scatola. Io non vedo l'ora di provarla. Come ho detto, adesso guarderò un po' come fare, poi farò un piccolo video e poi aspetterò gli accessori perché purtroppo ancora non ci sono, non sono ancora disponibili. Però intanto faccio le mie prove con questo. Se volete acquistarla per ora, ce l'ha solo, almeno io l'ho vista solo da Simone, creativamenteplotter.it. Ora è disponibile, quindi se volete acquistare fatelo in fretta perché non, magari rimanete senza, poi lui le deve riordinare. Anche se non ci sono per ora gli accessori, prenotate tutti gli accessori, comprate la Mint e poi vi farò un video. Io per ora è tutto, spero che vi abbia fatto piacere questa piccola presentazione. Ci vediamo al prossimo video con un piccolo tutorial di come fare un disegno e stamparlo sul nostro negativo. E per ora vi saluto, ciao, al prossimo!